Benvenuti in questa nuova puntata. Oggi andrò a fare un tutorial e una recensione della piattaforma di trading markets.com. markets.com è una piattaforma di trading che permette di operare su materie prime, indici, criptovalute, azioni e... ForexMarkets.com è una piattaforma regolamentata qui da noi in Unione Europea con la Sisec, vi faccio vedere anche come è regolamentata in giro per il mondo e un po' i paesi in cui è disponibile questa piattaforma. C'è la lingua italiana, qui vediamo che appunto io ho in questo momento markets.com in italiano e qui ci sono anche tutte le altre lingue che sono disponibili per la piattaforma prima di iniziare con il tutorial vi ricordo che questi non sono consigli finanziari io non sono un consulente finanziario prima di mettere a rischio il vostro capitale all'interno dei mercati fate le vostre ricerche questo è molto importante quindi iniziamo subito con il tutorial e andiamo appunto a fare accedi alla piattaforma e di conseguenza all'account markets.com dà la possibilità anche di avere un account in modalità Demo questo può essere un ottimo eh, un ottimo strumento per chi magari è alle prime armi e vuole iniziare ad utilizzare una piattaforma di trading però è ancora inesperto e non vuole andare a rischiare con il proprio conto appunto reale, quindi con i propri soldi reali. Quindi questa può essere un'ottima eh, modalità per iniziare ad andare a fare operazioni che vi ricordo sono con soldi virtuali, quindi in realtà va bene per fare la pratica, però ricordate che c'è sempre un'enorme differenza tra reale e eh, demo quindi soldi virtuali perché poi quando eh, magari non so vado a fare delle operazioni eh, appunto con un conto demo vedo che sono straprofittevole però poi nella realtà magari non è così perché eh, la propensione al rischio è sicuramente diversa in quanto i soldi nel conto demo eh, non esistono quindi praticamente eh, Puoi permetterti magari di rischiare di più e anche la gestione poi delle posizioni è diversa, la gestione del rischio è diversa e poi soprattutto eh, viene a meno l'emotività. Quindi, questo è una cosa eh, su, su cui bisogna tenersi. Eh, benamente ricordare perché poi ovviamente eh, il conto demo va bene per fare pratica però poi nella realtà eh, insomma non è che è proprio così quindi va benissimo magari per iniziare a capire come funziona la piattaforma eccetera eccetera però eh, ripeto che poi la realtà è un po' diversa quindi adesso vi faccio vedere un po come funziona la piattaforma e vi faccio vedere anche eh, come si fanno appunto a effettuare degli ordini vi ricordo che questo è Puramente a scopo illustrativo per farvi vedere come funziona la piattaforma e, appunto, non è in nessun tipo un consiglio di investimento. In questo caso, non so, sono su Apple. Vedete che poi potete andare a scegliere tutte le varie azioni. In questo caso, non so, voglio andare su Apple e voglio andare a eh, comprare 100. Di Apple, quindi è 100x163 in questo caso. Io sono sul conto demo quindi non ho problemi. Vado ad inserire l'ordine in questo caso di buy. Si può fare anche eventualmente di eh, sell. E vediamo che insomma qui si possono mettere poi stop loss, take profit. Si può andare a inserire un ordine anche a limite, un ordine a stop. Quindi insomma si può mh, avere la possibilità di fare eh, molte, molte cose. Insomma, come un classico. Poi, alla fine, eh, come una classica piattaforma di trading, qui in questo caso vi faccio vedere semplicemente l'ordine, sono andato a piazzarlo ho fatto appunto il mio eh, acquisto, in realtà eh, acquisto no perché siamo sul conto demo di 16.385 dollari, poi qui vi faccio vedere come eh, appunto quando andate ad aprire una posizione ci sono tutte le informazioni sulla posizione la direzione, l'open rate il use and margin, market value closing rate, il day change eh, la, la posizione, profit and loss, eh, anche in termini percentuali, e qui potete andare a poi mettere take profit, stop loss, eccetera, eccetera, e per andare a chiudere la posizione basta fare, poi semplicemente così si può anche andare a impostare la quantità poi altra cosa interessante tutte le eh, statistiche che ci sono per quanto riguarda eh, il ehm, come posso dire per quanto, per quanto riguarda questa azione e ci sono per tutti eh, gli strumenti finanziari che sono presenti all'interno di markets.com non so voglio andare su alphabet ci sono le statistiche ci sono eh, appunto anche ehm, guardate guardate qua quante informazioni che avete tutta in, un, tutto in una piattaforma eh, questo può essere ovviamente utile per chi magari non vuole andare a cercarsi in giro e andare eh, non so, a cercare tante informazioni, qui ce ne sono pure appunto tutte in un unico account, quindi so voglio andare a vedere eh, le informazioni di tipo finanziario, total revenue eh, net income, quarterly ci sono anche le informazioni annuali insomma avete anche uno storico abbastanza eh, lungo c'è anche il profilo della società con i dettagli eh, gli insights con eh, le, le, appunto, le, eh, le informazioni degli analisti dei blogger opinions insider trades eh, edge found confidence, il news sentiment, infatti veramente ci sono un sacco di informazioni, ovviamente bisogna poi andare a capire quali sono eh, le informazioni più utili per la propria operatività. Vi faccio vedere anche eh, che nelle case statistics ci sono eh, delle cose interessanti per quanto riguarda i traders trend, praticamente questo segnale vi fa vedere come sono attivati i trader che fanno trading su questo asset Qui vi fa vedere che appunto quando i bear sono molto forti significa che molti trader stanno vendendo, mentre quando questa percentuale è praticamente bullish, vuol dire che ci sono tanti trader che stanno comprando. In questo momento, tipo su Alphabet e Google, abbiamo il 94% che è bullish e il 5,9% che è bearish. Sicuramente sono delle notizie, o comunque posso dire, delle analisi e delle opinioni che possono essere interessanti da valutare quando poi si vanno a fare delle eh, operazioni quindi questo è una cosa interessante ci sono anche i ratings del, degli analisti il, come vi ho fatto vedere prima eh, il, le opinioni dei blogger le, le condizioni di trading insomma abbiamo anche profili insights related eh, instrument le open position vi fa vedere le vostre posizioni aperte e anche appunto gli ordini con poi il grafico già Integrato. Tra l'altro vi ricordo che markets.com offre anche dei webinar in italiano ogni due o tre settimane su come funziona la eh, piattaforma. Insomma, per iniziare, chi magari appunto è ancora un po' spaesato con l'uso della piattaforma e magari non, non la capisce. Ecco, vi ricordo che markets.com offre appunto dei, dei webinar eh, appunto su dei tutorial sulla piattaforma per appunto andare a capire meglio come eh, usarla quindi questo può essere sicuramente d'aiuto e fa capire anche che c'è dietro del supporto da parte della piattaforma vi faccio vedere anche un'altra cosa che è molto interessante cioè quando poi noi siamo andati eh, a vedere qui l'insights, vi fa vedere le raccomandazioni dei migliori analisti. Anche qua, ragazzi, ripeto, ovviamente non significa che se uno dice ah, vai, allora, ovviamente significa questo, bisogna fare insomma attenzione e eh, ovviamente non, non significa che. <ride> è proprio così, però può essere interessante. Vi fa vedere eh, Ross Sandler di Barclays, che è da appunto 5 su Alphabet. Eh, vi fa vedere il target price che è di 160/upside downside è più 53%. Insomma, può essere eh, interessante per quanto riguarda le, eh, le raccomandazioni degli analisti. Poi vedete che ci sono anche appunto le opinioni dei blogger, come vi ho fatto vedere. E eh, poi abbiamo gli insider trades e questo può essere eh, interessante anche questo da vedere gli edge found confidence come abbiamo visto prima appunto qui basate on activity quindi in base all'attività di 180 edge found nell'ultimo eh, quarter quindi nell'ultimo trimestre vediamo che eh, appunto questa è stata l'attività che è stata principalmente di eh, buy quindi questa può essere interessante ripeto non significa che se c'è questo allora significa che salirà ovviamente non funziona così ci sono anche tra l'altro i collegamenti a tutte le varie notizie relative a un determinato strumento voi cliccate e vi si apre direttamente la pagina della notizia questa è sicuramente una buona funzionalità tra l'altro oltre al ehm, oltre alle azioni ci sono come vi ho detto prima altri strumenti come gli indici le ehm, currency quindi forex e eh, commodity le azioni etf Abbiamo i blends che adesso andiamo a vedere, abbiamo anche tra l'altro le crypto, abbiamo i bond e le crypto, vedete che anche qui stessa identica cosa, vi fa vedere le analisi, vedete che qui su Bitcoin in questo momento l'86% eh, è bullish, 13,7% è bearish per quanto riguarda eh, le tendenze, il trend dei trader, si fa vedere anche qui il profilo. Ecco qui, molto interessante. E eh, poi, ovviamente, su strumenti, diciamo come le azioni, ci sono molte più informazioni a dettaglio. Diamo anche un breve sguardo all'applicazione mobile di markets.com. Anche se poi alla fine c'è poco da dire in quanto le funzionalità sono identiche a quelle che abbiamo visto anche prima: da computer. In questo caso, non so, voglio andare sempre qui a, a effettuare un'operazione sul petrolio abbiamo anche qui il tasto buy sell abbiamo appunto la ehm, quantità abbiamo anche la, modalità di, eh, anche la possibilità di fare degli ordini eh, appunto più avanzati rispetto a un classico compra sell ma come abbiamo visto appunto anche prima da eh, computer avete anche qui le percentuali i trends quindi di eh, venduto comprato a parte dai trader le statistiche le analitiche le condizioni di trading e le informazioni sulla Asset. Vi fa vedere tra l'altro anche appunto quando il mercato è chiuso e quando andrà a riaprire. Ecco, magari vi dà meno informazioni per quanto riguarda eh, il eh, non so tipo sugli asset. Se volete più informazioni, ci sono su eh, computer, diciamo un po' più ehm, completa. Ecco, però comunque anche da. Ehm, vi posso dire anche qua da eh, mobile comunque l'applicazione funziona ovviamente è diverso è un po' diciamo più, più facile però avete anche qui alla fine tutti eh, i prodotti che abbiamo visto anche eh, prima poi su markets.com ci sono anche i blends i blends che cosa sono? i blends diciamo che vanno a raggruppare un, eh, un insieme di aziende per settore Topic, oppure come in questo caso per quanto riguarda Warren Buffett quindi diciamo che è una specie di ehm, pacchetto che loro fanno di markets.com che va a includere eh, appunto una serie di eh, aziende in questo caso se noi andiamo qua su Warren Buffett troviamo appunto il Warren Buffett Blend troviamo il grafico di questo pacchetto come sta andando a eh, performare andiamo a trovare anche le Statistiche, andiamo a vedere il profilo, in questo caso ci dice che appunto Warren Buffett è uno dei migliori investitori, eccetera, eccetera, e vi fa vedere che appunto questo è un, um, come posso dire. Eh, questo blend, questo pacchetto è andato a, è costruito su eh, diciamo le posizioni di Warren Buffett, quindi su come eh, Warren Buffett va a, a muoversi e va diciamo un, un po' a replicare eh, quello che poi Warren Buffett fa all'interno del mercato. Vi fa vedere anche i eh, strumenti relativi ok e poi c'è appunto l'open position e l'orders non so andiamo su eh, qui fa vedere anche eh, trade war winners blend poi, vedete, vi fa vedere il profilo qui, vi dice appunto come andrà, come è composto poi questo eh, appunto eh, prodotto. Qui vi fa vedere social media, vi fa vedere appunto come eh, markets.com social media blend has been created to give you access eh, per darti esposizione a Facebook, Snapchat, Twitter, Weibo. E Yelp in un singolo prodotto, quindi questo è un po' come funziona Markets.com. Spero che la recensione di, questo, di questa piattaforma vi sia piaciuta. Cosa ne penso? Penso che sia una piattaforma che può essere utile per quanto riguarda i trader, ma non per quanto riguarda gli investitori, in quanto offre solamente. Eh, strumenti di natura CFD quindi con leva finanziaria che ricordo ancora una volta bisogna fare attenzione bisogna sapere quello che si sta facendo quando si vanno a fare operazioni all'interno del, del mercato tipo anche qui se uno vuole andare a eh, appunto andare a, ad aprire posizioni sell o buy su bitcoin lo fa esclusivamente con dei CFD quindi va eh, c'è appunto la leva finanziaria per cui bisogna fare attenzione bisogna sapere quello che si sta facendo e ricordo che sono CFD quindi non è che poi dopo si va a, cioè non è che tipo si può andare poi a spostare le cripto no perché appunto sono eh, CFD quindi anche questa cosa qui è mi raccomando importante sempre tenerla a, a mente quindi può essere una buona piattaforma dipende, dipende da quali sono le esigenze e da cosa cerca una persona perciò per questa moneta è tutto noi ci vediamo alla prossima